e se non sarà Fellini, De Sica o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà. Ormai c'è sempre una serata di Sanremo all'anno in cui mi tocca essere più sintetico, più rapido nel commento della serata appunto in questione, e mi dispiace che quest'anno sia capitato proprio con la terza, perché credo sia stata finora la più bella delle tre che abbiamo visto, in attesa della serata cover duetti di stasera che sarà molto importante, naturalmente della finale di sabato sera. È stata veramente una bellissima serata, per tanti motivi, grazie agli ospiti, grazie anche alla scorrevolezza, sicuramente le esibizioni, la classifica finale magari non impeccabile, ma diciamo che da quel punto di vista non è una critica perché è stata un'estrazione casuale, però diciamo che il fato non ci ha regalato un bellissimo spettacolo se pensiamo che la prima delle due serate, delle seconde esibizioni degli artisti è stata stracolma di big o comunque di cantanti favoriti la vittoria finale, se pensiamo a Geolier, Annalisa, Loredana Bertè, Iram, insomma tanti nomi importanti, invece quella di ieri, tolta Angelina Mango, diciamo che non è stata esattamente lo stesso, e quindi abbiamo avuto alla fine una top 5 in realtà con Angelina straprima e con quattro posizioni che lasciano il tempo che trovano, almeno per quella che è la mia previsione finale. Ma che serata è stata? Dicevo, secondo me la migliore finora, grazie ad una straordinaria Teresa Mannino, non avevo grandi dubbi su di lei, una comica, un'attrice, una showgirl, un'intrattenitrice di assoluto livello, che si è presa il palco, si è presa l'Ariston e si è presa il pubblico, lo ha letteralmente conquistato fin dal primo ingresso sul palco. È stata spigliata, divertente, spiritosa ma anche intelligente nei suoi monologhi comici, è stata molto bene vicino ad Amadeus, con grande umiltà, con grande semplicità, con grande leggerezza, e credo che sinceramente una co-conduttrice migliore di lei sarebbe stato difficile immaginarla. Certo, Giorgia è stata magnifica la sera prima, ma Giorgia per tanti altri motivi, oltre che per la sua capacità di intrattenere e di stare al fianco di Amadeus, anche per le sue straordinarie qualità artistiche e musicali che tutti conosciamo. Quindi una grandissima Teresa Mannino, ma non avevo dubbi. Poi tanti ospiti speciali, Russell Crowe ovviamente è l'ospite di cui si è parlato di più, non solo per, diciamo così, la presa in giro a John Travolta con grande spirito, con grande ironia, che ha fatto parlare, sono usciti fuori tanti meme, i social sono giustamente impazziti. Diciamo che in 10 secondi ha dimostrato cosa vuol dire essere attore. Si parla d'Italia, si parla di italiani, si parla soprattutto di attori stranieri, statunitensi, che hanno un cognome italiano, DiCaprio, De Niro, in base alle loro origini. Lui si inserisce con un tempismo pazzesco, dice Travolta, e poi insomma mima il gesto del ballo del quaquà o comunque delle papere, e poi fa uno sguardo insomma di un certo tipo per appunto prenderlo simpaticamente in giro, e poi dice what the fuck, ma soltanto, ecco, mimando soltanto con il labiale, non lo dice naturalmente, quindi riesce ad essere anche molto rispettoso. Ma al di là di questo momento fantastico di recitazione, di comicità, di improvvisazione, momento di vero teatro se ci pensiamo, quantomeno di spettacolo, ciò che mi ha più colpito e che secondo me ha reso la sua partecipazione veramente formidabile è stata la canzone che lui ha interpretato inizialmente appena sceso sul palco, la qualità che ci ha messo. Io sinceramente non dico che ignorassi, perché l'avevo visto anche in diversi film, però non ero perfettamente a conoscenza di queste grandi capacità canore, anche per quanto riguarda il canto, da parte di Russell Crowe. Lo facevo un grande attore, ma lo conoscevo meno da quel punto di vista, ed è stato veramente fantastico, molto meglio di certi artisti in gara, come qualcuno giustamente ha scritto, nel rispetto di tutti, ma è stato veramente fantastico Russell Crowe sotto tutti i punti di vista. Poi abbiamo avuto Sabrina Ferilli, e anche su di lei c'è veramente poco da dire, molto simpatica, molto divertente, ha presentato Gloria, la nuova serie che andrà in onda su Rai 1 per 3 lunedì consecutivi, dal prossimo lunedì, con la Ferilli protagonista, che mi interessa molto. C'è stato Edoardo Leo, anche lui ha presentato un prodotto Rai che si intitola Il Clandestino, che vedremo prossimamente su Rai 1, ha detto Edoardo Leo l'8 aprile se non sbaglio, una serie particolare, ammetto che non mi ha fatto impazzire la sinossi per come l'ha raccontata lui, però staremo a vedere. Poi ha fatto però un bellissimo monologo, veramente bello, non solo sulla vita, non solo riguardante le tante problematiche della vita, ma anche sugli artisti, sullo spettacolo e sulla commedia. Quando l'ho sentito difendere la commedia in generale, non
ecco, soltanto il cinema o la nostra comicità, la commedia in generale, l'intrattenimento, la leggerezza, la spensieratezza, mi sono sentito veramente stracolmo di orgoglio grazie a Edoardo Leo che stavolta sì, ha fatto veramente un monologo di alto livello e dobbiamo essere tutti grati a lui perché non è assolutamente scontato andare sul palco dell'Ariston e così anche in poco tempo, in maniera molto netta e rapida. Comunicare così tanto, dire tante cose giuste e farlo in questo modo. Quindi veramente bravissimo Edoardo Leo con Jonis Bashir che lo ha accompagnato alla chitarra. È stato bello e importante anche il messaggio lanciato da Eros Ramazzotti che ha cantato Terra Promessa direttamente dal 1984, quindi anche la sigla dello storico Vacanze in America di Fratelli Vanzina è indimenticabile e ha in qualche modo contestualizzato il significato, il grande contenuto di Terra Promessa con i giorni nostri, con le tante problematiche, anche lì un messaggio che sarebbe potuto risultare scontato, ma che in realtà non lo è stato, perché le modalità lo hanno reso ancora più forte e importante di quanto già ovviamente sia a prescindere, perché sono tematiche importantissime che bisogna trattare e sulle quali bisogna sensibilizzare la guerra, ma non solo, insomma, in generale sono tematiche che ci riguardano tutti nel profondo e quindi bravissimo Eros, che poi è sempre un grande artista e quindi è tornato a casa sua dove era partito 40 anni fa ed è stato un momento musicale, artistico, veramente di grande spessore. Molto bello è stato anche il momento con Paolo Iannacci e Stefano Massini, un altro momento di grande sensibilizzazione, un altro momento molto toccante, e poi insomma ci sono stati anche dei collegamenti con Fiorello, ovviamente sempre molto divertente, dei collegamenti con Costa Crociere, con Suzuki Arena, c'è stato Brescia sulla nave, Paolo e Chiara hanno cantato Furore dalla Suzuki Arena, insomma ci sono stati anche tanti momenti divertenti, momenti di spensieratezza e leggerezza. Abbiamo riso tanto, è stata una serata anche molto divertente, ma è stata soprattutto una serata tranquilla. Sarà che c'erano pochi big, c'era poca tensione, c'era poco anche da dire e da recriminare, però in generale è stata una serata veramente molto piacevole. Per quanto riguarda la classifica finale, come detto, è una top 5 che lascia il tempo che trova. Angelina prima, credo prima per distacco, non abbiamo i numeri ma lo suppongo. Gali naturalmente ha sempre il suo pubblico di riferimento ed è arrivato secondo. Terza è arrivata Alessandra Amoroso, che anche lei sicuramente ha un grande pubblico e quindi potevamo aspettarcelo. Grande sorpresa il 3, ma mi viene da dire meritata questa quarta posizione perché la canzone l'ho molto apprezzata, non è proprio in alto nella mia classifica ma neanche in basso, quindi una buonissima canzone Fragile. E poi al quinto posto è arrivato Mr. Rain con Due Altalene, che mi è sembrata francamente la brutta copia di Supereroi, ma insomma in una serata come ieri ci può stare. Grande rammarico non vedere in questa top 5 Diodato e Fiorella Mannoia, che secondo me hanno portato le migliori canzoni a Sanremo, sono le due canzoni più belle, lo vedrete tra poco nella mia classifica. Mi aspettavo I Negramaro, canzone che non mi ha fatto impazzire, ma credevo che il loro grande pubblico si facesse sentire, evidentemente non a sufficienza. Mi aspettavo anche Rose Villain, vi dico la verità, però va bene così, è una classifica, ripeto, che lascia il tempo che trova. Non vedere la classifica complessiva, che per me è una pagliacciata ed è una presa in giro, ci porta purtroppo a questo. Aggiungo, siccome non l'ho detto ieri, mi sono dimenticato, che secondo me è stato molto bello vedere gli artisti in gara presentati dagli altri 15 che non si sono esibiti, sia l'altro ieri sia ieri. C'è stato un momento magico con Annalisa che ha presentato Fiorella Mannoia, una sorta di passaggio di consegne tra due grandissime artiste della musica italiana, ma è stato un momento anche di grande solidarietà. Li ho visti tutti spontanei, alcuni anche molto amici, li ho visti veramente sinceri e trasparenti. Siccome noi spesso ci facciamo la guerra perché abbiamo giustamente opinioni diverse su artisti e canzoni e siamo sempre anche molto duri, è stato un momento di amicizia e di solidarietà appunto tra colleghi veramente molto bello, quindi una scelta che ho apprezzato e merito ad Amadeus per questo. Come non citare poi il ritorno di Gianni Morandi, che è stato veramente fantastico, mi era mancato tantissimo, sia come spalla di Amadeus sia come cantante, perché ha riproposto anche Apri tutte le porte, che era in gara 2 anni fa e che avrebbe meritato di più, ed è stato veramente bellissimo ritrovare Gianni, grande artista, sempre un eterno giovane, che l'anno scorso era stato grande protagonista del festival. Secondo me il valore aggiunto di un festival non impeccabile da parte di Amadeus, ovviamente Sanremo 2023. Passiamo alla mia classifica, la mia classifica dei 30 artisti in gara, ragazzi, classifica soggettiva. Le canzoni le ho ascoltate alcune più volte, live, studio, ho cercato di essere come sempre onesto, ma non sono competente, vi dico semplicemente la mia con il sorriso. Partiamo dalla 30ª posizione. San Giovanni, finiscimi, la canzone in assoluto che mi è piaciuta meno da parte di un artista che in generale non mi dice granché.
29esima posizione, Bunker 44, Governo Punk. La canzone avrebbe anche un ritornello orecchiabile, ma secondo me è veramente di basso, basso livello. 28esima posizione, Mahmood, Tuta Gold, e non sono prevenuto. Sicuramente una canzone orecchiabile, ma secondo me è una canzone addirittura inferiore anche a Soldi, cioè ancora meno di Soldi. Una canzone veramente insignificante dal mio punto di vista, una canzone veramente vuota, ecco, è l'aggettivo che mi viene più facile. 27esima posizione, con grande dispiacere, perché è un artista che stavo monitorando e che mi era molto piaciuta lo scorso anno in coppia con Elodie nella serata cover duetti, Big Mama, La Rabbia Non Ti Basta, una canzone che non mi ha lasciato nulla, molto forte, molto intensa, ma secondo me veramente molto mediocre e perde tanto anche nella versione live. L'ho preferita nella versione studio. Ovviamente queste sono posizioni mettendo insieme sia il live sia lo studio. 26esima posizione, Alfa, Vai. Al netto delle accuse di plagio per quanto riguarda Run, che sicuramente è molto simile, non mi ha lasciato niente, cioè la solita canzone di Alfa, sicuramente niente di brillante. 25esima posizione, e arriverà in altissimo a Sanremo, Geolier, I per me, tu per te, che di fatto mi ha sorpreso, perché mi aspettavo di peggio, che di fatto è superiore ad altre canzoni, ma che per me è una canzone mediocre. Mediocre non significa di bassissimo livello, significa una canzone senza infamia e senza lode, interpretata decentemente nel suo stile e con le sue capacità, con le sue possibilità. Secondo me la canzone è una buona parte rappata, perde molto nei vari momenti di tripudio autotune in cui si capisce anche sinceramente poco quello che lui sta dicendo, ma non tanto per il testo in napoletano, proprio per il modo in cui la interpreta. Ed è una canzone che non mi è piaciuta, ma arriverà in alto, e quindi buon per Geolier. 24esima posizione, Gazzelle, Tutto Qui. Anche per quanto riguarda Gazzelle, che non apprezzo, ma che allo stesso tempo neanche mi dispiace, solita roba, solita canzone, niente di nuovo, e non mi ha lasciato veramente nulla. 23esima posizione, Gali, Casa Mia. Ieri purtroppo l'interpretazione è stata pessima, ha stonato tantissimo nel ritornello, non funzionava l'autotune, ma insomma non deve essere l'unica scusa, l'unico alibi. Una canzone che ha un bel testo, una canzone in realtà forte, intensa, profonda, ma alla quale secondo me manca qualcosa. È una canzone decente, però secondo me, visti i presupposti, Gali poteva fare molto di più. 22esima posizione, Dargen D'Amico, Onda Alta. Per me è un grande rammarico, perché Dargen è un artista valido e mi era molto piaciuto 2 anni fa con Dove si balla, che ci aveva conquistati tutti. Stavolta non punta ad una canzone leggera, una semplice hit, perché c'è un grande significato dietro, ma anche in questo caso secondo me il live fa perdere qualcosa, perché l'ho preferita a studio. Ma in generale è una canzone che secondo me non riesce a raggiungere perfettamente gli obiettivi prefissati. Una canzone sicuramente decente, ma che allo stesso tempo non mi ha convinto al 100%, come non mi ha convinto la 21esima posizione, Emma, con Apnea, semplicemente perché da Emma mi aspetto molto di più. È una canzoncina che avrei potuto accettare da tanti altri artisti, non avrei storto il naso, l'avrei salvata. Invece a lei do un 5,5 se vogliamo parlare di voti, ed è l'ultima insufficienza che do in classifica. Evidentemente la collaborazione con Tony F non ha fatto bene, perché questa non è la vera Emma, almeno dal mio punto di vista, e mi ha molto deluso. Sufficiente, ma tremendamente banale, scontata, alla 20esima posizione, Alessandra Amoroso con Fino a Qui. La stessa canzone da 20 anni, la stessa Alessandra Amoroso. Mi è sembrata una brutta copia di Sul ciglio senza far rumore, che è una canzone che apprezzo molto, ben interpretata Fino a Qui, ma sinceramente non mi è arrivato veramente nulla. 19esima posizione, Fred De Palma, Il cielo non ci vuole, e questa invece è una sufficienza che do con il sorriso, perché Fred si è un po' snaturato, non ha portato la solita canzone reggaeton, il solito tormentone che ascoltiamo d'estate, ha portato una canzone su quella scia, su quella linea, ma più sanremese, più profonda, e sinceramente l'ho apprezzata. È una canzone, insomma, sufficiente e nulla più, ma che non mi ha affatto dispiaciuta. 18esima posizione, Mr. Rain, Due altalene, la brutta copia, vi dicevo, di supereroi. La salvo perché in questo caso invece mi è arrivata molto l'emotività, mi ha emozionato, soprattutto la versione studio. Ieri meglio della prima serata, è arrivato quinto nella
top 5 di ieri, che lascia il tempo che trova, però sinceramente mi aspettavo molto di più e anche lui molto molto ripetitivo. 17esima posizione, Negramaro, ricominciamo tutto, niente da dire sulla straordinaria interpretazione di San Giorgi sia della prima serata sia di ieri, poi ha baciato anche Emma, quindi San Giorgi mio padre, ma al di là di questo anche qui, sentita mille volte, niente di originale, niente secondo me di particolarmente esaltante. La tipica canzone, insomma, dei Negramaro, che merita, ecco, sicuramente una sufficienza. Una buona sorpresa di questo festival, alla 16esima posizione, La Sed con Autodistruttivo, testo bellissimo, live, ecco, ieri non benissimo, hanno fatto anche troppo casino per i miei gusti, erano stati molto più rispettosi ed equilibrati la prima sera, ma la canzone è valida, secondo me anche musicalmente parlando, ben interpretata, un po' meno da quello con la cresta viola, ma semplicemente perché ha meno voce, però grande significato ed è una canzone sicuramente non di alto livello, ma che ho apprezzato e mi aspettavo molto molto meno. 15esima posizione, da qui tutte canzoni che mi sono veramente piaciute, Santi Francesi, L'amore in bocca, un'altra bellissima sorpresa direttamente da Sanremo Giovani, una canzone che mi è molto piaciuta. 14esima posizione, Il 3 con Fragili, veramente una buona canzone, sono contento per lui che sia arrivato ieri al quarto posto, un ragazzo umile, simpatico, ma che ha talento, che merita di essere qui, lo conoscevo ma non benissimo e quindi gli faccio i complimenti. 13esima posizione, Rose Villain e non Rose Villain come dice qualcuno, con Click Boom. Qualcuno ha criticato il ritornello un po' scollegato, un po' sconnesso rispetto alle strofe, secondo me invece questo cambio repentino che arriva nel ritornello è la vera qualità della canzone, una canzone variegata, una canzone che sorprende, una canzone che colpisce, lei poi è veramente una dea, ma la canzone è molto molto buona. 12esima posizione, anche loro forse fanno sempre la stessa canzone, ma fanno sempre delle hit molto divertenti, musicalmente valide, ben interpretate. Stash tiene il palco d'addio. The Colors, Un ragazzo, una ragazza. Già sono partiti i meme alla Italo Disco, ma questa è una canzone veramente molto buona che mi rimbomba in testa e che ho veramente apprezzato. 11esima posizione, se parliamo di hit, Ricchi e Poveri, non c'è veramente tempo per loro, non passa il tempo per meglio dire, soprattutto Angela che ha 76 anni ha un'energia pazzesca, ma non tutta la vita, ma speriamo tutta la vita invece, una canzone simpaticissima, ben interpretata, sono ancora sicuramente due colonne portanti della musica leggera italiana e della musica italiana nel mondo, una canzone che ho molto molto apprezzato. Entriamo nella top 10, decima posizione. Mi è piaciuta di più alla seconda esibizione, il pubblico non l'ha molto apprezzata, la sala stampa sappiamo che non apprezza il trio in questione, sto parlando ovviamente di Il Volo con Capolavoro. Non è un capolavoro, da loro ci si aspetta sempre di più, non è Grande Amore, non è neanche Musica che Resta, che mi aveva molto stupito perché era diversa dal solito, nel 2019 arrivò sul podio, ma meritava di più, però è una buona canzone, ben interpretata da questi straordinari ragazzi che cantano da Dio, in tutti i modi, in tutti i generi, e credo che questa canzone comunque sia molto valida. Era lecito aspettarsi di più? Assolutamente sì, ma la canzone è di buonissimo livello. Nona posizione, tra i più sottovalutati in assoluto, ma lo sapevamo, Renga e Neck con Pazzo di Te. Una vera canzone sanremese, una bellissima canzone interpretata da Dio, da Francesco Renga e Filippo Neviani, Neck, che mi è entrata nel cuore e che mi ha molto emozionato. Ottava posizione, una delle favorite, forse non la numero uno tra le favorite, ma grandi possibilità, Loredana Bertè con Pazza. Ha avuto grandi difficoltà la prima sera con l'interpretazione, non aveva tanta voce, si è poi rifatta la seconda sera, la sala stampa l'ha messa prima, il pubblico quarta sui primi 15 e meravigliosamente pazza Loredana, una canzone che mi è tanto tanto piaciuta, una canzone fortissima da parte della regina del rock italiano e mi è veramente piaciuta, quindi molto molto contento anche di questo successo e di questo amore, di questo affetto pazzesco nei suoi confronti. Settimo posto, un'altra bellissima sorpresa, Clara con Diamanti Grezzi, bellissima e bravissima Clara, una voce sublime, una canzone molto bella che mi è molto piaciuta e che mi ha veramente sorpreso. Ma la mia sorpresa del festival alla sesta posizione è Maninni con Spettacolare, una canzone stupenda, tanto tanto sottovalutata, che avrei potuto mettere anche più in alto, dico la verità, una canzone d'impatto, una canzone emotivamente forte, che almeno fino a ieri era ultima nella classifica delle 30 canzoni più ascoltate su Spotify di questo festival, perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo, direbbe Boris, Francesco Pannofino ovviamente in Boris. Maninni bravissimo, canzone bellissima, sto ragazzo farà strada, tanto talento, tanta bellezza, tanta qualità, poi ha presentato Annalisa due sere fa con una
raffinatezza, con un'eleganza, insomma, mi ha fatto impazzire, pure come presentatore. Quinta posizione, Angelina Mango, La Noia, ragazzi, è la cumbia della noia, siamo tutti innamorati di sta ragazza fantastica, stasera ci emozionerà con La Rondine, che è una canzone meravigliosa del papà Pino Mango, ma La Noia mi è piaciuta veramente tanto, ci siamo meravigliosamente annoiati con questa fantastica canzone, fortissima, bellissimo il ritmo, lei tiene il palco da veterana, canta da Dio, grande vocalità, bravissima Angelina, anche lei tra le favorite. Quarta posizione, Annalisa, sinceramente, secondo me non vincerà, perché non la fanno vincere mai, però stasera abbiamo Sweet Dreams con la rappresentante di lista, non vedo l'ora, sinceramente è una hit, ma è allo stesso tempo una canzone profonda, coerente con il suo percorso, al quale Annalisa dà continuità, è una canzone molto più ricercata di quanto si possa pensare, interpretata in maniera perfetta, manco fosse la versione studio da Annalisa nelle due versioni, e chi non l'ha capita si informi, si ripassi la discografia di Annalisa e cerchi di andare a fondo, perché valutare così a caso non serve veramente a nulla. Un'ottima canzone, sinceramente. Andiamo sul podio. Terza posizione, Irama, Tu No. Mi è arrivata dritta al cuore. Una canzone bellissima di Irama, che ha grande talento, che ha sempre portato canzoni valide al festival e che mi ha veramente tanto tanto convinto con Tu No. Stasera canterà Quando finisce un amore col maestro Cocciante, sarà incredibile, ma questa Tu No merita veramente tanto, più di quanto finora ha ottenuto, soprattutto per quanto riguarda la sala stampa. Seconda posizione, Fiorella Mannoia, Mariposa. Il ritornello dice orgogliosa e canto, non pensate male. Che canzone, che pezzo, che energia, che sound, che qualità questa donna infinita. Veramente una canzone meravigliosa che mi è piaciuta tantissimo, ma al primo posto, prima posizione, la canzone per me più bella di Sanremo 2024, Diodato Ti Muovi. Sì, forse anche Diodato si ripete, forse anche Diodato spesso propone canzoni simili, ma questa canzone è bellissima, lui l'ha cantata in maniera impeccabile, la sala stampa gli ha riconosciuto il talento, il pubblico no, ma Diodato è sempre un grandissimo artista, con la A maiuscola, tra i migliori in gara, la canzone per me più bella in gara e avrebbe meritato finora molto di più. Queste sono le mie 30 posizioni, ragazzi, volemose bene, è la mia opinione, non sarete d'accordo, ma infatti è una classifica soggettiva, ci vediamo domani con il commento della serata cover. Per quanto riguarda la terza serata, che ho dovuto commentare più rapidamente per questioni di tempistiche, una bellissima serata, la migliore finora, fantastica Teresa Mannino, fantastico Gianni Morandi, iconico Russell Crowe, bravo anche Amadeus, e vediamo come andrà stasera. Ciao a tutti!